Amici, uno spettro, anzi un vero e proprio fantasma, si aggira nel mondo dell'udito, gli amplificatori acustici. Già dei provvedimenti sono stati presi nei loro confronti, ma loro imperterriti continuano ad essere presenti tutt'oggi nel web. In questo video capirete come mai è inutile buttare dei soldi per acquistarli. Vorrei innanzitutto spiegarvi qual è la differenza tra un amplificatore acustico e una protesi acustica. Per spiegarlo utilizzerò la similitudine della strada, una strada accidentata. Ecco, non è difficile immaginarlo in questo periodo. Immaginatevi una strada piena di buche, ma anche piuttosto profonde. Ecco, l'amplificatore acustico che cosa fa? Va a introdurre uno strato di cemento su tutta la strada, così come la trova, uno strato uguale sia nelle zone in cui la strada è ancora integra, sia nelle buche. Quindi il dislivello rimarrà comunque costante. L'apparecchio acustico invece che cosa fa? Va a colmare il vuoto che c'è all'interno di quelle buche per portarlo allo stesso livello della strada intatta. In questa maniera le macchine potranno passare lisce come l'olio. Ecco, quello che fa l'apparecchio acustico infatti è andare a colmare i vuoti là dove è necessario. Invece l'amplificatore acustico aumenta tutto. Immaginate ad esempio, non lo so, una tromba piuttosto che magari un camion che passa molto vicino, un razzo che parte, un aereo, un'esplosione di una bomba. Una persona ipoacusica questi suoni già li sente. Che cos'è che non sente invece? Il parlato di suo nipote, il parlato della famiglia, la televisione, il cinema, una persona che le parla nel rumore, tante X cose. Quello che dobbiamo fare noi è permettere alla persona di percepire i suoni che ha difficoltà a sentire e invece mantenere più o meno inalterati quelli che sono i suoni che già sente. Ecco, quello che fa la protesi acustica è proprio questo. Invece l'amplificatore che cosa fa? Spara amplificazione su sia i suoni deboli ma anche su quelli forti. In questa maniera i suoni forti li sentirà molto più forti di quelli che sono. Ecco perché è sconsigliato l'utilizzo di questi sistemi per periodi prolungati nel tempo, perché questi suoni forti andranno a peggiorare ulteriormente il livello uditivo della persona. Quindi un vero e proprio spettro, un fantasma che è stato in qualche maniera, diciamo, beccato, soprattutto in questo periodo, ma che continua ad essere presente sotto diverse forme. Come diceva la mia saggia zia, qual è la differenza tra una supposta e un carciofo? La differenza ce ne saranno migliaia, ma l'importante è non confondere le cose.